Con noi Domenico Danisi, presidente CIDEC Fieristi e Ambulanti delle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna. Parliamo di suolo pubblico nei mercati, ci sono delle novità? Sì, finalmente abbiamo delle novità, che ogni tanto, in tante brutte notizie, lo Stato fa qualcosa per noi. E hanno fatto una legge che si chiama canone unico. Canone unico, all'inizio noi eravamo un po' sospettosi perché si parla di tutta Italia lo stesso prezzo di pagare sulle aree pubbliche. Però giustamente hanno fatto dei calcoli che ogni tariffa cambia in base alla popolazione dei paesi o delle città. E allora noi, spaventandoci che qua sotto al sud, in confronto al nord, il lavoro è di meno, avevamo questa paura. Invece noi abbiamo fatto dei calcoli che, in base a come è uscita la legge, a noi ci hanno fatto un grandissimo favore, perché i suoli pubblici che pagavamo in forma esagerata ci sono stati diminuiti, e di questo dobbiamo rendere noto, dobbiamo ringraziare quando qualcuno ogni tanto fa qualcosa per noi. Il problema consiste sempre nei nostri geni, dei nostri sindaci del sud. Perché quando in un ufficio il sindaco, giustamente fa il sindaco, dà l'incarico agli impiegati comunali di fare questo conteggio sul canone unico, cosa va a succedere? Succede che, facendo un calcolo sbagliato, basta fare una moltiplicazione o una divisione meno di come dice la legge, loro, invece di diminuirlo il canone unico della Repubblica, lo aumentano. Per dire, faccio un esempio, ci sono stati dei comuni, io sono andato questa settimana a Sera di Falco, sono andato oggi sarò a Mazzarino, si parlava di Gela, cioè in tutti i paesi, io parlo del centro Sicilia, ma in tutta la Sicilia, basta un sindaco che non va, la legge dice di dividere il conto per i mercati a ore, e invece loro a noi ci avevano fatto il calcolo come se faremmo il mercato 24 ore di seguito, perché hanno confuso la legge, come se noi avremmo, come sono i bar che mettono questi tavoli fuori, questi, e occupano delle aree pubbliche, noi come mercatisti il mercato dura 7-8 ore, perciò in automatico già cominciano a non dipendere a modo suo le leggi. E speriamo che i sindaci finalmente capiscano e le interpretano la legge bene, per evitare che i sindacati gli fanno capire che la cosa così non funziona. Noi vogliamo pagare quello che ci tocca, il giusto, ma che loro fanno sempre gli opprusi, che ogni tanto dichiaravano il paese in dissesto per aumentare tutti i tipi di tabelle di categorie. Ora con questo canone unico la legge è uguale per tutti. Quindi in pratica la legge prevede un determinato canone che va a favore degli ambulanti, i sindaci, alcuni sindaci non lo applicano, e lei da sindacalista le tocca girare comune per far applicare la legge nazionale. Sì, proprio per questo, io ripeto, sono già girato 4 mercati, perché invece di diminuire solo pubblici sono aumentati alle stelle, e andando giustamente a fare un incontro e spiegargli il motivo è stato proprio questo, dicendogli: ma scusate, com'è possibile che invece di diminuire il suolo pubblico è aumentato? E dice: noi abbiamo applicato la legge. E non è così. Dopo hanno visto che gli ho spiegato io la legge come era, e avevo ragione, che i suoli pubblici sono molto diminuiti di come erano. Ora loro dicevano: sì, ecco, un'altra zappata sui piedi, perché noi comuni abbiamo dei problemi, che non arriviamo a avere un bilancio annuale. Sì, questo è vero, ma il problema è vostro, non è di noi ambulanti. Già noi siamo una categoria disastrata e abbiamo la legge finalmente a favore, e voi invece neanche l'applicate.